questi baffoni. Ciao a tutti. Ciao Mattias, ciao. L'ospite preferito. Ciao Tamar che ci gira intorno. E soprattutto ciao Garben Simone Morotti. Oggi io c'ho sempre il foglietto, è la prima volta Tamar. Per la prima volta lo devo tenere il foglio perché è un po' qualcosa di ufficiale. Quindi buonasera a tutti e soprattutto buon viaggio a Katamelos, che oggi è la prima puntata. Inforco gli occhiali come al solito e non è un caso che abbiamo portato Garben qui sotto, perché qui sono tutti i libri impolverati, ripescati, presi nelle soffitte, fuori catalogo, dimenticati soprattutto. E questa è un po' la nostra Wunderkammer, diciamo, è un po' quella, la stanza un po' delle meraviglie, almeno dove noi ancora un po' ci meravigliamo. Il nostro lavoro ormai è fatto di tanti libri che arrivano e questo è l'unico spazio dove noi riusciamo ancora ad accarezzarli, a guardarli, e ci sembrava forse il luogo migliore. Questo è il luogo della boccata d'aria per noi, salutare. E questo cosa c'entra con presentare Garben Morotti? C'entra perché per me e per i miei amici non c'era alternativa. Tenerlo qui, cominciare, era quindi questo assoluto, come dico, tra le polveri del nostro catalogo. Un'occasione imperdibile. A me pare che Garben, a guardarlo così, mi produca subito simpatia, ma soprattutto una sensazione di grande caldo, di grande tenerezza, di grande generosità. E lui, più che con le parole, ha scelto con la musica di stare e di stare con noi. Credo che ti ho visto girare per le strade, un po' flaner, un po' cantastorie, e abbiamo voluto iniziare proprio con Garben perché questi suoi movimenti, secondo me, producono incanto, producono sorpresa, producono stupore. E lo sistemiamo qui, tra i nostri libri, presi nelle strade e nelle soffitte. Chiudo dicendo, per me è anche un'occasione che rimane nostra. Lui ha detto sì perché è anche amico di mia sorella, di Pina, e volevo farla una dedica, la prima. E sono quindi riuscito ad ingabbiare Garben per questo motivo, perché tu sei stato un amico speciale anche di Paolo. E stasera quindi va in scena anche per riempire questa assenza che ormai c'è di Paolo. E allora ti invito a prendere in mano il tuo organetto e così stare insieme questa mezz'ora qui al catalogo. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Voglio fare anch'io una dedica a Paolo alla fine e a voi, ringraziarvi per la vostra ospitalità. Thank you.
abbiamo gli applausi finti come a Sanremo. Abbiamo gli applausi veri di due persone. In questo posto, in questa libreria, dove hai ben descritto dei libri speciali che si trovano. Io sono abituato agli spazi grandi nelle strade, in alto, a guardare la gente dall'alto. È però una bella emozione, immagino qui la magia che c'è in una libreria con i personaggi che magari si incontrano, un personaggio incontrano di una storia, si incontra con un altro, come se Alice prendesse il tè con Peter Pan. Ed è bello, i libri che prendono vita. L'altra volta quando eravamo qui è arrivato un libro da di sopra, non si sa come è arrivato, e proprio prendono vita. E questa è la bella, la magia delle librerie, e questa in particolar modo è un posto ancora più magico, perché ci siete voi che lo rendete così. Io faccio solitamente tutte musiche popolari, infatti vorrei dire questo, grazie di avermi definito un musicista, ma per il rispetto dei musicisti che studiano anni, io sono un suonatore, come erano un po' quelli della tradizione orale, popolare, contadina, quindi per ascoltare, vedendo, ho imparato dei brani che sono della tradizione nostra marchigiana, che è della zona di Pesaro. Scusate l'emozione. Saltarello delle zone di dell'entroterra pesarese. Saltarelli è un ballo tipico dell'Italia centrale, però non esiste un saltarello, ogni paese aveva il suo saltarello, perché ovviamente essendo anche una tradizione orale non scritta, magari il musicista andava, un suonatore andava a una festa, sentiva la musica, poi tornava al suo paese, la suonava come se la ricordava e come il suo sentimento. Adesso vorrei fare un'altra, sempre una musica un po' più a sud di Ancona, al zona di Ancona, si chiama il Pirulì.
mi è venuto in mente un pensiero mentre ti ascoltavo. Tu che ti ho visto, no, al mercato, in tante piazze, ti mascheri, ti trucchi e cerchi di proporti in mille modi diversi, mille sembianze diverse. Adesso stavo pensando che da un po' di tempo invece abbiamo tutti un solo sguardo, una sola mascherina e forse un solo stato d'animo, ahimè, quello un po' della preoccupazione. E come sono le strade in questo periodo, tu che lavori sulle strade? E soprattutto stavo pensando a tutti quei bambini che hai suggestionato per tutti questi anni, perché immagino sei il grande amico dei bambini quando ti metti a parlare su questi trampoli, sembri quasi un personaggio di Collodi, no? Che sensazione hai soprattutto rispetto ai bambini che ti guardano adesso, a queste strade un po' vuote e a questo unico sguardo, ecco. Esatto. Infatti io ho ricominciato anche dopo Natale, quando era possibile, nel senso, a seconda delle zone, dei colori delle zone, che devo dire sono un po' in difficoltà con i colori, cosa si può fare, cosa non si può fare, però vabbè. E, no, è bello vedere, perché io solitamente suono sui trampoli, però diciamo l'interazione con la gente che passa, con i bambini, è nello sguardo e nei sorrisi. Allora, poi tra l'altro io ho scritto un cartello nella mia cassetta dove tengo l'organetto per le offerte, chi vuole. E ho scritto che un sorriso è un istante di felicità che dura per sempre. E qui sono gratis, c'è scritto sotto. Quindi, no, è molto interessante perché la gente, molte sono, le vedi, seriose, che cammina. Però una volta che hanno incrociato il tuo sguardo, che te sorridi, io sono senza mascherina, poi vedi che anche loro sotto la mascherina sorridono. E questo è bello. Più del fatto prettamente economico, è la sensazione quella di in un'ora, un quarto incrocio centinaia di sguardi, di sorrisi. In questo periodo ti è cambiato qualcosa con la musica, con le parole, da quando viviamo questa situazione un po'? O no? È cambiato qualcosa per te nel proporti? Le tue parole sono cambiate? Sì, cioè, è cambiato. Le tue note? Cioè, adesso non vorrei gli amici ristoratori, però io sinceramente al ristorante non ci andavo neanche prima della pandemia. È cambiato. Cioè è cambiato che praticamente il modo di lavorare, se prima andavi alle feste, alle sagre, ti chiamavano, io tra l'altro ho una compagnia con una mia socia, che si chiama Garbene, Darin, spettacoli e oltre. E quindi è cambiato che non c'erano più, quindi se fare una cosa diversa, andare in strada, suonare e regalare sorrisi. Però dai, l'impressione che alla fine dentro qualcosa è ancora vivo, è rimasto nelle persone, nonostante la mascherina, il distanziamento. E quindi è una bella cosa anche per me, perché mi dà tanto, mi dà. Io cerco di ridare quello che prendo io da quest'arte, cerco di ridarlo. E allora parlaci un po' anche di quello... non so, quella piccola scatoletta, perché l'organetto, questo è uno strumento nuovo di fabbricazione, questo, ma antico, dell'Ottocento. Praticamente poi ha preso piede nella musica popolare, perché ha sostituito gli strumenti melodici, per esempio la zampogna, la ciaramella, perché ovviamente era più facile suonare l'organetto che la zampogna, suonare ore e ore. Questo è un antenato poi della fisarmonica, ovviamente a meno note, a meno scale, poi ogni organetto ha la sua tonalità, ci sono più o meno bassi. Una volta, anche per economicità, si usava due bassi, era chiamato il dobot in dialetto, che aveva solo due bassi e praticamente aveva una scala e la sua quinta.
la caratteristica di questo strumento è di essere bitono, cioè che ogni tasto fa due note, quindi ha due ance, una in chiusura, che per esempio questo qui è il Sol, ma se io apro pigiando sempre lo stesso tasto è il Fa diesis. E questo comporta che il mantice non viene usato solo per dare aria alle ance, ma viene usato quindi è molto un aprire e chiudere a seconda delle note che devi fare, perché ovviamente le note sono ridotte. È stato un escamotage, per, avendo poche note, per poterne fare di più, diciamo, dal costruttore. E niente, diciamo che questo... C'è un altro passaggio intermedio tra l'organetto e la fisarmonica, che è appunto chiamato il bitono, che ha le sembianze di una fisarmonica, quindi con più tasti più bassi, però c'ha sempre la caratteristica appunto di essere bitono e di avere la doppia ancia per ogni tasto. Adesso possiamo fare, io volevo ricollegarmi. Visto che lungo la strada ci sono le parole illuminate di Odoardo Giansanti, detto Pasqualon dal popolo, come poeta di popolo, io ho iniziato, ho scoperto la poesia con Odoardo Giansanti, leggendo il libro che avevo proprio preso qui da te, e ho preso anche esempio... È una vita da prendere non tanto come vita, ma come la sua capacità di aggrapparsi a una dote che ha scoperto di avere, e quindi aggrapparsi alla vita e non sprofondare nel baratro della depressione, perché lui, oltre ad essere rimasto abbandonato, insomma, dai genitori che erano scappati a Roma da giovani, lui era giovanotto, e poi è diventato man mano cieco, faceva il calzolaio, il ciabattino, poi è caduto ed è rimasto claudicante. Lui in una sua poesia dirà che poi c'è la cosa anche più importante, cioè importante, è quella che un po' lo portava, se non avesse avuto questa sua dote nascosta, l'avrebbe portato... non si sa, la disgrazia. Lui ha vissuto tantissimi anni in manicomio per depressione e ubriachezza, quindi tre uscite e entrate, sono più di 15 anni, 18 anni. E quindi è anche un esempio, perché nella vita magari si può trovare sempre una via d'uscita quando si è in un momento buio. Ed è molto importante questo, credo, come messaggio. Pasqualoni, in una sua poesia del 1886, intitolata Viva la Pasquella. Che cos'è la Pasquella? La Pasquella era, perché ormai non si fa quasi più, era un momento di musica e canto che si andava a portare nelle case la sera tra il 5 e il 6 gennaio. E praticamente in antichità erano proprio, rappresentavano questi personaggi che andavano a suonare, cantare, a portare parole benauguranti per l'anno nuovo. Erano considerati proprio la sorta dei morti, degli antenati che tornavano, perché siamo anche alla fine dei famosi 12 giorni, da Natale all'Epifania, che riprendono anche i 12 giorni tra il 31 di ottobre e l'11 di novembre, che è la festa di San Martino. Allora questa Pasquella, Pasqualone andava, racconta che ci sono le strofe scritte, allora su una melodia ricavata sempre, non da me ma dai ricercatori, da una strofa cantata da una signora anziana, ha ricavato questa melodia. Vorrei cantare alcune strofe di Pasqualone. Thank you.
zio Pasqualone. Ti ricordi la promessa che ci aveva fatto? Questo è, quando parli di Pasqualone mi commuovo sempre, però ti ricordi? Dedichiamo gli ultimi 3 minuti e così chiudiamo. Ah, ok, siamo già arrivati alla fine. Sì. Sentiamo di sì. Sì. Anche perché ho notato che tu, con te sarebbe bello. Siamo partiti un po' contratti perché era la prima volta, ma se ci scaldiamo qui stiamo le ore, temo, è vero? E allora facciamo... È servito da riscaldamento questo. Ci avevi promesso questa finale. Sì, siccome... Non vorrei vantarmi rispetto ai grandi clown, però mi sento un clown. Vorrei dedicarvi questa preghiera, che si chiama la preghiera del clown, scritta dal grande Antonio De Curtis, in arte Totò, che si trova in un film dei primi anni 50, il più divertente spettacolo del mondo. Sul circo e nel circo. Quindi la preghiera del clown. Spero di non emozionarmi. Spero di sì, invece. Noi ti ringraziamo, o nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come uomini e gli uomini coraggiosi come leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che su questa mensa non venga mai a mancare pane e applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse capitarci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. E in ogni caso ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani di essere ugualmente felici come i giganti, tu che sei l'unica, la vera rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in ogni momento della nostra vita non venga mai a mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci la forza di far ridere gli uomini e di sopportare serenamente le loro assordanti risate. E lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più essi si divertono. Ma non importa, io li perdono. Un po' perché non sanno, un po' per amor tuo, è un po' perché hanno pagato il biglietto. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità. Noi dobbiamo soffrire per farla divertire. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri. Totò. Grazie Carmen. Grazie. Grazie. Grazie Carmen per la tua generosità. Grazie veramente. Grazie a voi. Grazie.